Che minchia fate vestiti così? Ma niente, è una cosa nostra. Cosa? Andiamo a funghi. Vestita così? Solo lui è vestito così. È strano, lo sai. Io ci voglio sempre a funghi, ma non è l'estate che fa cavolo. Non piove. Mi pigliate per scemo. Ok, stiamo andando a fare un campeggio, ma non uno normale. Campeggio comunista. Appunto. E questo era un estratto dei Pionieri. Restiamo sui film che sono appena arrivati al cinema e parliamo di Scordato. Si tratta della quarta regia di Rocco Papaleo, dopo Basilicata Coast to Coast, una piccola impresa meridionale, onda su onda. E questo film è autobiografico in un certo senso, perché nasce dallo smarrimento che ha sentito, avvertito Rocco Papaleo durante i due lockdown. Chi ci sta guardando lo vede su una panchina insieme a Giorgia, che interpreta una fisioterapista che dà una mano al protagonista, che si chiama Orlando, e scordato non nel senso di dimenticato, ma perché Orlando è un accordatore di pianoforti che a un certo punto diventa un po' sconnesso dalla realtà e ha come una contrattura alla schiena, e Giorgia, la fisioterapista, gli dice ma questa è una contrattura emotiva. Quindi è un film che fa ridere, ma c'è anche una certa amarezza, perché racconta appunto di un disagio, di un ritorno a casa e di un uomo che per superare alcune difficoltà deve fare i conti con il proprio passato e deve fare pace con la storia familiare. A proposito del ritorno alle origini, abbiamo chiesto a Rocco Papaleo, che abbiamo intervistato al Bari International Film Festival, il perché di questo ritorno a casa, a Basilicata, tra l'altro proprio a Lauria, il paese da cui lui viene, e insomma, e sentite, guardate un po' che cosa ci ha risposto. Si va via da casa e poi per capirsi bisogna tornarci, no? Perché capire da dove si è partiti, perché quando si è in un punto della propria vita è ovvio che bisogna, per comprenderlo veramente, bisogna rianalizzare il percorso fatto, no? C'è una bellissima battuta del suo personaggio che dice: la nostra vita la componiamo come dei mobili, e poi a un certo momento il mobile nazzica, come dite a Roma, no? E bisogna capire quale pezzo si è storto, è stato montato male probabilmente, quindi smontarsi e capire dove c'è l'incongruenza. E adesso passiamo alle serie televisive. Dal 4 aprile su Disney Plus c'è The Good Mothers, e su questa serie ci illumina Daniela Catelli, che l'ha vista per noi e che ci racconta innanzitutto chi sono queste The Good Mothers. Daniela, buongiorno, come stai? Buongiorno, bene, sopravvissuta a Pasqua. Ecco, questo allora, anche per... Dimmi. Vai, chi sono? Le Good Mothers sono le buone madri dell'Andrangheta, quindi in realtà c'è anche un po' un gioco di parole, e il titolo è in inglese perché la serie è tratta dal libro d'inchiesta di un giornalista inglese, Alex Perry, ma sono in alcuni casi buone madri perché sacrificano tutto, anche la vita, per dare un futuro ai figli che sia lontano dalla delinquenza. In alcuni casi sono anche madri cattive, perché sono quelle che inducono le figlie a rimanere in questo stato di sudditanza e di prigionia, perché sono tre storie vere di tre donne che purtroppo alcune hanno pagato con la vita la loro ribellione a questo ambiente terribile della criminalità che è l'Andrangheta calabrese, che poi si è espansa in tutto il mondo, e storie vere, quindi quella di Lea Garofalo, Giuseppina Pesce, che era una figlia di un esponente di una grossa famiglia dell'Andrangheta, che riesce insomma a collaborare con la giustizia attraverso un percorso molto tormentato, la figlia di Lea Garofalo, uccisa dal marito Carlo Cosco, e lei, Gaia Girace, questa ragazzina molto molto brava tra l'altro, e Maria Concetta Cacciola, che era un'altra figlia di esponenti dell'Andrangheta, insomma non avrà altrettanta fortuna. Quindi sono storie vere, terribili, ma la serie è molto bella, molto ben realizzata, recitata benissimo. Daniela, volevo chiederti una cosa. So che tu sei una fan sfegatata di Gomorra. Ecco, il tipo di narrazione è simile? Quali sono i toni del racconto e anche, come dire, l'estetica del racconto? No, è completamente diverso, intanto perché è totalmente dal punto di vista femminile, e la violenza non viene mai
glamorizzata, celebrata, in qualche maniera resa anche esteticamente interessante. La violenza è brutta, è crudele, è fredda, l'ambiente è grigio, quindi è completamente diverso, anche perché appunto sì, Gomorra è ispirato a storie vere, ma queste sono storie vere, vere proprio, insomma, con nomi, cognomi. E poi tra l'altro c'è un altro personaggio femminile molto importante che è il sostituto procuratore e che è proprio lei che ha l'idea di puntare sulle donne, perché le donne sono l'anello debole in un certo senso di questa organizzazione, no? Proprio perché tenute in uno stato di prigionia. Tra l'altro sembra, se uno lo vede, pensa, ma questo è successo nel 1900? No, 10 anni fa, quindi sono storie purtroppo contemporanee. Senti, volevo anche sapere qualcosa del cast, allora alcune le hai nominate, c'è cioè Michela Ramazzotti e poi c'è anche qualche attore, insomma, di cui ci vuoi parlare, che hai Sì. trovato molto bravo. Sì, allora, tra le attrici io direi Valentina Bellea, la prova più difficile, parla in calabrese. Io non so, io credo che il calabrese sia una delle lingue più difficili in assoluto, quindi non so giudicare quanto sia brava, ma a me che non ho appunto questa conoscenza sembra molto molto brava e lei fa Giuseppina Pesce, la figlia, insomma, questa pentita. E tra gli attori maschi ce ne sono due, uno è Andrea Dodero, un'assoluta sorpresa, tra l'altro lo vedremo anche con Arnold Schwarzenegger in The Equalizer 3, quindi un attore lanciatissimo, e Francesco Colella, che già conosciamo, eccolo qua, che è Carlo Cosco, che è il boss, quello che ucciderà Lea Garofalo, ed è una performance meravigliosa, lo vedete adesso in Christian, dove fa Tomei, un ruolo molto ironico, autoironico, e qui lui riesce veramente a rappresentare il male assoluto in modo agghiacciante. Sottolineerei anche la prova di Nicola Rignanese, che tutti conosciamo anche come complice di Antonio Albanese, ruoli comici, e qui fa la parte di un padre terrificante. Quindi uno dei valori di questa serie è anche la qualità del cast, della recitazione, oltre che della regia. Eh beh, quando poi quando raccontiamo le nostre storie lo sappiamo fare, eh? Anche le nostre, Esatto. anche le attrici. Daniela, io ti ringrazio e quindi assolutamente va vista questa serie TV. Ti ringrazio, torna presto a trovarci, a raccontarci di serie TV, di film, eccetera. E noi ci vediamo e ci ascoltiamo un estratto. E Daniela, grazie, come sempre. Ciao. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao. Se fossimo in grado di convincerle a tradire i padri che le torturano e i mariti che le picchiano, le donne di 'Ndrangheta possono essere il cavallo di Troia che nessuno si aspetta. L'hanno fatta sparire. E può succedere anche Fai a brava moglie, Giuseppe. O brava mamma. Angela, Non c'è mia figlia qua! Angela! Ma se vuoi essere libera c'è un prezzo da pagare. Lucy, sei pronta a testimoniare? Stasera siamo qua a festeggiare, no? Mamma! Alla famiglia! Tu non appartieni a nessuno, se non a te stessa. E alle E questo era The Good Mothers, serie che potete trovare su Disney Plus e che racconta 'Ndrangheta dal punto di vista delle donne. Bene, per questa puntata di Coming Soon Time è tutto. Mi raccomando, andate al cinema, guardate le serie TV e ci vediamo la prossima volta. Ciao!